My bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up. Double cup and I'm pulled up. Niggas hating like hold up. What's the problem? I'm pulled up. Ciao a tutti, bentornati su Officina del Pilota. Faccio di tutto per raccontarvi i motori a modo mio. Oggi nella fattispecie BMW M4 Competition G82, che insieme all'aiuto di Officine Cubo, di cui dovrete assolutamente seguire il profilo Instagram e Raro Performance, l'abbiamo fatta suonare come nessuna M4 ha mai fatto. Oltre a questo, abbiamo fatto sì che la macchina andasse ancora più forte di quello che già andava. Oddio! No, allora. Io sono Matteo Torresi, bello rivedervi. Ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella così che possiate essere aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo video. E buona visione. Mamma mia ragazzi, è un progetto riuscito davvero bene. Da originale la BMW M4 Competition è bellissima da guidare, velocissima, comodissima, tanta trazione, bilanciata meglio rispetto alla versione precedente, però è un po' come se fosse un M5 dopo una cura dimagrante. 1750 kg, per quanto riguarda il mio gusto, sono un po' troppi. Però devo dire che la macchina ti lascia senza fiato, è bella da vedere, anche il famoso rene anteriore che è stato molto criticato, di cui tutti parlano, poi alla fine ci fai l'occhio, è un po' come un disco che ascolti per la prima volta, che dici no, non mi piace, poi lo ascolti, lo riascolti e diventa bellissimo. Ecco, anche con l'M4 ti ci abitui. Rimango dell'opinione, della mia opinione, che avevo qualche mese fa, ancora prima di guidarla, non è assolutamente una macchina che comprerei perché è gigantesca, non è il mio stile, non è il mio gusto. Però che gli vuoi dire? Il proprietario che l'ha comprata e ha fatto bene voleva qualcosa in più come suono, perché come avete sentito da originale non suona moltissimo. E poi voleva anche qualcosina in più sulle prestazioni, a mio parere non c'è bisogno perché la macchina già va come un missile, però ognuno c'ha i gusti suoi. Quindi entriamo dentro Officine Cubo insieme ai ragazzi, insieme ad Emilio il professore, che vi racconterà cosa è stato fatto e come. Lo scarico originale della BMW M4 è composto da 4 catalizzatori, 2 filtri antiparticolato, un risuonatore centrale ed ovviamente il terminale. Qui davanti a noi abbiamo appunto i centrali con i 2 catalizzatori secondari, i 2 filtri antiparticolato ed il risuonatore, mentre i 2 downpipe con i catalizzatori primari resteranno al loro posto, in quanto attualmente non è ancora possibile escludere le spie tramite mappatura, in quanto ovviamente tutte le centraline prodotte dopo luglio 2020 sono attualmente bloccate. Quello che andremo a fare in questo caso è realizzare una linea centrale sostitutiva dell'originale, che vada quindi a rimuovere i 2 catalizzatori secondari, la coppia di filtri antiparticolato ed il risuonatore. Per il taglio dello scarico rispetteremo esattamente il punto di taglio previsto da BMW, ad esempio per il montaggio dello scarico M-Performance. Il terminale resterà invece quello originale,
Questo perché innanzitutto il terminale della G82 è molto più bello esteticamente rispetto a quello della F82, che era piuttosto ingombrante e anche un po' antiestetico. E poi anche per mantenere la funzionalità delle valvole di serie, visto che a valvola aperta la vettura avrà un sound davvero corposo, sarebbe bello anche tenere un certo comfort acustico a valvola chiusa per passare inosservati quando non si vuole dare nell'occhio. Questo è il sistema di scarico che abbiamo realizzato, naturalmente con la collaborazione di Officine Cubo, e questo sistema va a sostituire la coppia di catalizzatori originali, i filtri antiparticolato sul centrale ed il risuonatore. Anche su questa nuova M4, come sulla vecchia, le due linee di scarico provenienti dalle due turbine hanno una lunghezza differente. Per mitigare il problema e ridurre risonanze sgradevoli, abbiamo unito le due linee di scarico sul centrale, realizzando questa X, naturalmente una realizzazione totalmente artigianale, e l'unione del flusso dei gas di scarico in questo punto permette di ridurre le risonanze e dare una tonalità più gradevole all'orecchio. Per l'elusione del controllo da parte della centralina sulla presenza ed efficienza dei filtri antiparticolato, dato che una mappatura non è ancora possibile, abbiamo studiato una soluzione con dei tubi di pressione differenziale di diametro calibrato che vanno a simulare la presenza dei filtri antiparticolato originali. E ora non resta altro che andare a fare un test drive con Matteo. Prima di continuare con la visione di questo video, diamo uno spazio al nostro sponsor di oggi, che è Autodoc. Autodoc è un marketplace che ti consente di trovare pezzi di ricambio online. C'è un'applicazione che devi scaricare sul tuo smartphone. Nell'applicazione potrai scegliere tutti i pezzi di ricambio di cui hai bisogno, li metti nel carrello e con un click li acquisti. Spediscono i pezzi a casa tua, è tutto estremamente affidabile. I pezzi di ricambio che acquisti sono nuovi e c'è una garanzia di 2 anni. Puoi chattare direttamente con gli omini Autodoc nel caso avessi dubbi o perplessità. Sono super professionali, rispondono immediatamente e vedrai che tutto quello che ti serve lo trovi. Quindi ragazzi, fate come me, come Officine Cubo, tutti acquistiamo su Autodoc. Funziona bene. Ora continuiamo con l'M4. Sentiamo come suona adesso dopo le tue modifiche. Onesta. Vediamo suona. Anche come va. Incredibile. È diventato sordo. La quarta è impressionante. Pazzesco. C'è una coppia assurda. Cioè, quando prende trazione e... Cioè. Certo, queste non sono le gomme adatte, invernali. No, gomme invernali sicuramente non sono la scelta più intelligente, però... Scivola un po'. Ha comunque più trazione della vecchia, okay, con le estive, con le gomme invernali. Pare che sia la prima in Italia a essere stata modificata. Potrebbe essere la prima in Italia, non mi piace, diciamo, mettere questi titoli sensazionalistici, però potrebbe essere effettivamente la prima in Italia, quantomeno di quelle sul web. Io ti dico che gli interni delle BMW M3, M2, tutte quante, insomma, mi sono sempre piaciuti tanto, però questa nella fattispecie è stupenda. Questo colore mi fa impazzire, sì. Bellissimo. Allora, devo dire che questa M4, anche come la M3, appena uscita, ha fatto storcere il naso a tanti, me compreso. Vederla dal vivo è tutta un'altra storia, cioè la macchina è meravigliosa. Dal punto di vista tecnico, scelte magari più o meno condivisibili, ne parleremo dopo, ma dal punto di vista estetico la macchina è fantastica, assolutamente fantastica. L'upgrade di interni sembra di essere passati dal 1800 al 2300. È vero. Cioè, l'upgrade di interni è veramente spettacolare e fa una differenza totale proprio come qualità percepita. Questi tastini M1 e M2, sì, quanto bello. Riscontri una comodità incredibile, una prontezza nel rendere la macchina subito più sportiva? Ti fai su misura, mm-hmm, la tua modalità di guida intervenendo sulle varie parti personalizzabili. E con M1 e M2 ti puoi caricare dei preset già fatti, quindi da questo punto di vista sicuramente è comodo. C'è addirittura un feature, diciamo, che ti analizza la qualità del drift. Sì, sì. Per ovvie ragioni non la proveremo sulla vettura di un cliente, ci mancherebbe. Però c'è. Però c'è.
sistema elettronico invece, centralina nuova prodotta dopo luglio 2020, come tutte le Bosch MG1, BMW Mini e adesso anche su altre case, attualmente la centralina non è mappabile. Quindi, per escludere il filtro antiparticolato, o meglio, per emulare il filtro antiparticolato, abbiamo studiato una soluzione che prevede l'installazione sullo scarico di due tubi di pressione differenziale di diametro calibrato che vanno a creare una contropressione naturalmente finta, ma che la centralina interpreta come presenza di filtro antiparticolato originale. Così si riesce a non far accendere la spia pur senza fare nessun intervento in centralina, che non è possibile. Per aumentare la potenza del motore siamo intervenuti con l'installazione di una centralina aggiuntiva RaceChip GTS che ha vari livelli di potenza programmabile e a seconda della benzina utilizzata, in questo caso lo stiamo utilizzando con benzina 100 ottani, riesce a portare la potenza massima a circa 600-610 cavalli con 750 Nm di coppia, quindi un incremento notevole. L'incremento rispetto all'originale è notevole. Come tutte le centraline aggiuntive, l'aumento di potenza si ottiene con l'aumento della pressione di sovralimentazione, quindi la pressione del tubo, e con l'aumento della pressione carburante del rail. Quando si parla di centralina aggiuntiva, tanti storcono il naso. È innegabile che la qualità dei risultati raggiunti non sia paragonabile ad una ricalibrazione della centralina di serie, perché si può intervenire su meno parametri. Tuttavia si può far qualcosa per rendere l'erogazione più lineare, le cambiate più precise. A nostro avviso è di fondamentale importanza, e lo facciamo sempre, resettare gli adattamenti sia della centralina motore sia della centralina del cambio nel momento in cui si inizia ad utilizzare la centralina aggiuntiva con il nuovo livello di potenza. In questo modo la centralina, sebbene ingannata sulla quantità di coppia di potenza che sta erogando, riesce ad effettuare un nuovo apprendimento di tutti i punti di cambiata ideale, carburazione e anticipi sul nuovo livello di potenza. Siamo passati da un doppia frizione sulla M4 F82 ad un cambio convertitore di coppia su questa. Devo dire che è uno dei convertitori di coppia più veloci nella cambiata che io abbia mai provato. Cioè, è un ottimo convertitore di coppia, ma non ha quell'ignoranza del cambio della precedente. Qui è stato fatto un ulteriore passo, a mio avviso, verso il comfort e il lusso, sì, piuttosto che verso la sportività. Beh, certo, a me togli l'accelerazione in scalata è un po'... mi viene da piangere. Quello mi piaceva tanto, anche a livello di suono, quella cosa. Sì, purtroppo ormai si va in questa direzione. Forse il target di persona che acquista questa vettura sicuramente non è interessato a farne un utilizzo estremo, ma piuttosto un utilizzo stradale. Devo dire una cosa importante: hanno migliorato tantissimo la trazione della macchina. La precedente M2, ma come anche la precedente M4, ma come anche la M2, l'avrai notato sicuramente, già da originale con 400 cavalli e qualcosa, sì, fa abbastanza fatica a scaricare a terra la potenza. Eh sì, questa è distribuita meglio, questa bilanciata meglio. Ha davvero tanta trazione in più. Questa è la versione di M4 a trazione posteriore, innanzitutto. Sì. E devo dire che anche con il livello di potenza aggiunto, sia l'originale sia in seguito all'installazione della centralina aggiuntiva, non dà chissà quale problema di trazione anche nelle marce più basse. Quindi è decisamente più sicura, più usufruibile da tutti, più usufruibile nell'uso giornaliero. Quindi da questo punto di vista c'è un passo avanti davvero notevolissimo. Bravi Divisione M, ottimo lavoro. Spinta. Va veramente forte, sì, questa. Tantissima coppia, un motore notevole. L'ha fatta diventare ancora più cattiva di quello che era. Così sembrerebbe. È anche un po' il coinvolgimento del suono aumentato, che ti porta un po' a pensare che vada di più, ma lo sento sul sedile. La colonna sonora di accompagnamento è decisamente più coinvolgente, però al di là di tutto... No, guarda, la pressione che faccio sul sedile con la mia schiena è aumentata. Facciamo un test del 100-200, vediamo come si comporta l'M4 da originale e dopo le modifiche del prof.
Beh, direi che i numeri parlano da soli. Andiamo avanti. Tocca a me, è il mio turno, la provo io. La terza, la quarta, la quinta marcia, vi dico subito che hanno una coppia migliorata rispetto all'originale. 750 newton metro sono molti, con un asfalto umido e una gomma invernale bisogna stare molto attenti. BMW piacere di guida. Da quando sono piccolo ho sempre riscontrato questa cosa. Lo dicono loro per primi e hanno ragione, perché poi quando scendi da sta macchina sali su un'altra ti manca un po', ti manca un po'. Sì, sono divertenti, sono davvero divertenti. Ah no, oltre ad essere divertenti c'è proprio un grande piacere di guida. Per quanto siano comunque ovattate rispetto alle dirette concorrenti, che su questa fascia di prezzo più o meno possono essere la nuova RS3, la nuova la 45S, anche se l'M4 costa un po' di più, non c'è paragone naturalmente. Ah, non si può guidare sta macchina con le gomme invernali, eh? No, quello no. Lo dico... Quello sicuramente no. Cioè, devi guidare in modalità nonno col cappello con le gomme invernali. Va più forte, Emi. Te lo dico subito. Sì, sì, sì. 100 cavalli? Si sentono. Reagisce benissimo in queste strade piene di buche, di asperità. Continua a essere un bel salotto. Un salotto... aggressivo, da guerra, bilanciatissimo. Una M5 Racing. Una M5 che ha fatto una cura dimagrante, esatto. Però di quello si tratta. Ma quanto va forte? Ogni volta che ci metti le mani te e poi... No, allora, aspetta un attimo. Devo dire che hanno calibrato... Oddio! Madonna mia! Tu dici che non hai paura a guidarla? Io sì! Va un po' troppo forte. Va veramente forte. Sì, va un po' troppo forte. Devo dire che hanno calibrato molto bene la modalità MDM. Uh-huh. Quindi controlli parzialmente disattivati, ma comunque sia che intervengono se stai per morire. Quindi sono interessato intervenendo tipo sempre. Sempre? Sì. Qui c'è il tastino per aprire e chiudere le valvole. Infatti, uh-huh, se chiudi la modalità più civile, si disabilitano gli scoppi di pops and bangs. Certo. E il sound diventa... Non diventa, non c'è più. Non diventa, ma certo. Però noi la vogliamo aperta. Certo. Che l'abbiamo fatta a fare. Accoppia tutte le marce, quarta, quinta, appena schiacci immediata. È aumentata di quanto la coppia col tuo intervento? Circa 120-130 Nm. Siamo abbondantemente oltre i 750 Nm. Dio santo, lo sento. Puoi spalancare a volante dritto. Ecco, l'unica cosa che puoi fare, guarda. Madonna santa. Mi sa che il proprietario si divertirà. Penso proprio di sì. Ma poi come suona? Ma il suono è bellissimo, veramente bellissimo. Pulito, forte, profondo. Ma ringhia, ringhia, ringhia davvero tanto. Sono dei risultati, devo dire, inaspettati per una centralina aggiuntiva. Cioè sono veramente poche le occasioni nelle quali una centralina aggiuntiva ti dà così tanta differenza dall'originale. Sei contento, eh? Sono molto contento. Sei contento? Di ti dico la verità, sono veramente contento. Sia del sound, che è bello, è pulito, è corposo. E sia delle prestazioni, perché questo motore si presta veramente benissimo
all'aumento di potenza e pensa quando si potrà fare un vero e proprio stage 2. Sì. Che cosa riusciremo a tirare fuori? Ah, non ne ho idea, ma diventa una pronto pista. Avete fatto un bel lavoro, bravo, ragazzi. Brave. Grande raro performance, bravi Officine Cubo, è una bella accoppiata questa qua. Chissà che non te ne portino altre. La morte sua sarà prenderla 4x4. Sì. Cioè questa 4x4 che poi faranno, cioè faranno, hanno già fatto il 4x4 X-Drive regolabile come sulla M5. Quindi puoi selezionare una modalità due ruote motrici comunque, quindi disabilitare l'anteriore, oppure un 4x4 sport che ti fa scodare in sicurezza. Questa macchina 4x4 con 700 e passa cavalli che faranno in stage 2 probabilmente sarà l'auto definitiva. Lascia un commento, anzi due, anzi mille, lasciatemi 10.000 commenti, mettete like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così la prossima volta che ne carico uno ti arriva la notifica. Seguite i profili Instagram di Officine Cubo, Raro Performance e ovviamente il mio, Officina del Pilota, e come al solito ci si vede nella prossima puntata. Ciao!